Montanari. Io vorrei delle risposte abbastanza secche, anche perché le domande sono puramente tecniche e basta. Micro e nano particolato, se non se ne fa una caratterizzazione per forma, dimensione e chimica, non è possibile valutarne la eventuale tossicità. Questo è un dato di fatto di eco-nanotossicologia, visto che la materia l'ho fondata io, quindi la conosco. Quindi vorrei sapere come caratterizzate per forma, dimensione e chimica micro e nanoparticolato. Vorrei sapere come valutate le aree di ricaduta di queste polveri divise per granulometria, cioè divise per dimensione, e dove avete questi rilevatori. Vorrei sapere come valutate il particolato secondario, che come lei sicuramente sa va da 6 a 8 volte la massa del particolato primario ed è il veicolo per diossine, furani, idrocarburi policiclici aromatici, poi il clorobifenile, eccetera eccetera. Vorrei sapere che cosa fate per i parametri non di legge, perché sicuramente sui parametri di legge io non voglio nemmeno discutere, li farete sicuramente. Parametri non di legge che sono alcune migliaia di prodotti inorganici e almeno alcune centinaia di prodotti organici che risultano in letteratura e che sono emessi normalmente dagli inceneritori. Vorrei sapere come valutate l'accumulo delle diossine sul suolo, sul terreno, visto che le diossine hanno un tempo di dimezzamento intorno al secolo. Vorrei sapere se è stata fatta un'indagine epidemiologica ante operam e su quali patologie. Vorrei sapere qual è la sorte dei carboni attivi una volta che sono esauriti, cioè pieni dei metalli pesanti che devono avere per forza catturato. Mi risulta strano, ma c'è sempre da imparare, che si possa valutare in continuo l'emissione delle diossine, perché io non ho mai visto una rilevazione in continuo delle diossine, ma ripeto, se ci sono delle novità le imparo. E da ultimo vorrei semplicemente puntualizzare che definire le ceneri pesanti non pericolose è qualcosa che nel campo della eco-nanotossicologia è un assurdo. Io ho circa 1500 casi umani su polveri che sono del tutto sovrapponibili a queste, e i miei dati vengono utilizzati normalmente dalla Commissione Europea, dalla FAO, dalla NATO, dal Dipartimento di Stato americano e dalla CIA. Do due cose semplici, tecniche, perché io non sono assolutamente esperto delle materie che lei ha detto, quindi non sarei in grado di addentrarmi. Le do due informazioni semplici su due domande che ha detto. I carboni attivi, diciamo, non è che c'è, diciamo, come il carbone attivo della cappa della cucina che si consuma e deve essere cambiato. Il carbone attivo viene immesso in polvere, mescolato nei gas, e quindi poi viene filtrato insieme a tutto il resto della polvere dai filtri. Quindi praticamente il carbone attivo, come lei lo chiama, esausto, in realtà poi si raccoglie miscelato a quelle che sono le polveri, che poi abbiamo detto le polveri leggere, che poi vengono trattate e portate, diciamo, nelle miniere di profondità. Ecco, questa è la prima informazione. L'altra è sulla misura in continuo delle diossine. Lei dice correttamente, quando non esiste, diciamo, uno strumento di tipo industriale che può fare una misurazione in continuo delle diossine. Infatti non è corretto chiamarla misura in continuo, tant'è che, diciamo, si chiama campionamento in continuo, cioè c'è un sistema, diciamo, anche semplice se si vuole, estrae il gas per 15 giorni, lo fa passare in una fiala che trattiene le diossine. Finiti 15 giorni, la fiala viene mandata al laboratorio, il laboratorio fa la misura di diossine, quindi la misura in realtà è una misura media, però di tutto il periodo di funzionamento, che poi, diciamo, è la media, diciamo, la media è però il fattore fondamentale, cioè che determina quanta diossina è uscita dal camion. Questo è. Poi per le altre cose non so se vuoi dire tu. No, evidentemente non entro nel merito di dettaglio, in quanto dottor Montanari sappiamo un esperto del settore specifico. Ho alcune considerazioni per quanto riguarda la nostra responsabilità. Noi dobbiamo
rispondere, come lei giustamente ha richiamato, al rispetto delle condizioni poste dall'AIA e dalla legge, laddove non previste dall'AIA, per quanto riguarda l'esercizio degli impianti. Per quanto attiene gli ulteriori controlli e miglioramenti che possono riguardare l'esercizio e l'effetto dell'esercizio degli impianti sull'ambiente, in particolare le aree circostanti, chiaramente si va a intervenire in un contesto che non è un contesto di competenza di chi esercisce semplicemente l'impianto. In altri ambiti abbiamo attivato delle azioni di analisi, di approfondimento anche di questo genere, specificatamente per quanto riguarda Acerra si è fatto in modo che dal 1° di marzo 2010, da quando cioè abbiamo cominciato ad esercire in piena responsabilità l'impianto ad oggi, abbiamo cercato di far sì che l'impianto rispondesse in ogni momento alle condizioni previste dalla normativa e dall'AIA. Ulteriori specificazioni ci tornano sicuramente utili, perché andremo ad approfondirle, ma segnatamente oggi, eccetto quanto l'ha indicato l'ingegner Zaniboni e altri approfondimenti che abbiamo in corso, non costituiscono il driver principale. Elemento di attenzione sì, ma non il driver principale. Quindi nel processo di miglioramento andremo ad esaminare anche elementi di questo genere o similari, sempre in linea con le indicazioni degli enti di controllo che, devo dire, nella regione Campania sono particolarmente attivi e almeno in questi anni di verifica. Non entrate nel merito, non vi compete. La prego, ci risparmi. Non vi compete, ma ci mandate attivi, non vedete in che direzione. Se si riferisce all'acqua, abbiamo qualche dubbio. Io ho fatto una considerazione che deriva dall'effetto che noi abbiamo, ho detto attivi. Per quanto attiene gli ambiti di specifica competenza. La tematica poi che lei, dottore, evidenzia, sappiamo che sono tematiche sul piano delle metodologie e del sistemi di rilevazione non ancora assestate, e quindi vanno viste in alcuni casi come aree sperimentali. E torno a dire, non trascuriamo, sono elementi di interesse, ma in primis noi dobbiamo garantire le condizioni per le quali abbiamo assunto degli impegni specifici nell'acquisizione nella gestione delle nostre attività. Me ne sono puntate le osservazioni che lei ha posto e ne parleremo con i colleghi e poi la puntateremo. Ecco, soltanto una cosa, prima una risposta, ed è un sì o un no, se esiste un'indagine epidemiologica ante opera e su quali patologie eventualmente può anche non esistere. Se lei mi dice di no, non esiste. Ma epidemiologica non mi risulta, no, che siamo a conoscenza. Ma neanche noi, guarda. Parte dell'osservatorio, non c'è niente.